Nasce alla fine degli anni 60 e quindi siamo una casa editrice con una lunga esperienza. Nasce come editore del cinema e poi via via è diventato editore dello spettacolo in generale. Siamo specializzati nella danza, nel teatro e poi via via libri illustrati, manuali, romanzi. Ultimamente siamo molto impegnati con una collana di narrativa che è specializzata sulla narrativa contemporanea francesi e in questo momento specialisti in Italia. Poi abbiamo anche una sigla, oltre a Gremese, abbiamo l'editrice Lairone, che è una casa editrice specializzata nei temi dello svago, del tempo libero, dei temi più leggeri, dai manuali di disegno alla risatina, la famosa agenda di Barzellette che esce ogni anno, libri sullo sport, sui giochi e per ragazzi anche. E poi abbiamo un'impresa anche in Francia, Gremese France, che sta diventando una realtà sempre più importante. Abbiamo pubblicato circa 300-400 titoli in francese con autori anche francesi. Già prima traducevamo la gran parte dei nostri libri in Francia. Oggi che la sigla è già più conosciuta, molti autori francesi vengono da noi. E anche in Francia stiamo ripetendo con successo la stessa esperienza italiana, cioè traduciamo i nostri libri di cinema, i nostri libri di teatro, di danza. Abbiamo portato anche, diciamo, un nostro merito a conoscere il cinema italiano in Francia, perché abbiamo pubblicato più noi da soli che tutti gli editori francesi, ovviamente, e quindi monografie su grandi attori, grandi registi, da Fellini a Mastroianni, ma anche cineasti di tutto il mondo. Stiamo preparando adesso una coedizione su Ingmar Bergman, di cui ricorre il centenario il prossimo mese di agosto, e noi usciremo con un grande libro sul cinema di Ingmar Bergman in francese e in italiano in contemporanea. E poi la cosa più interessante per il futuro è che stiamo dando vita a una partnership con un altro editore francese per pubblicare in Francia libri di narrativa di nostri autori italiani. Quindi diciamo che facciamo a cavallo delle Alpi una collana di narratori francesi in Italia, che è arrivata già al 30° titolo, e una collana di narratori italiani in Francia, che sta riscuotendo un enorme interesse anche tra gli scrittori italiani, perché hanno qualcuno che può aiutarli a tradurre i loro libri in Francia. Cosa che non è molto semplice, perché un autore italiano per essere tradotto in Francia deve trovare un lettore di case editrici che consiglia al proprio editore questo libro. L'editore deve convincersi, deve farlo leggere a un italianista, deve trovare un bravo traduttore. Insomma, la trafila è molto complessa. È molto più facile che un francese traduca in Italia che non un italiano a tradurre in Francia.